sono qui all'istituto, all'area dedicata a geodesia e geomatica dell'Università La Sapienza di Roma con Mara Branzanti, che è lei col vestito giallo, e il professor Mattia Crespi, che è invece il responsabile dell'area. L'occasione che mi ha portato qui è stato il fatto che Mara ha vinto una borsa di studio importante attraverso uno dei player più importanti al mondo, che è Google, player per quanto riguarda l'economia, la new economy. Quello che è successo è che Google tutti gli anni organizza la Google Summer of Code. esatto, che è una sorta di concorso, se vogliamo, un contest nel quale attraverso una serie di progetti proposte dall'organizzazione Google, appunto, permette a dei ricercatori, a degli operatori, degli istituti di avere una certa somma più o meno consistente per poter sviluppare, in questo caso del software, che poi viene utilizzato, avendo una codifica open source, utilizzando poi dalla comunità dei fruitori internazionali. E Mara, appunto, ha partecipato attraverso un percorso un po' particolare, giusto? Sì, io mi sono laureata in ingegneria per l'ambiente e il territorio. Dopodiché ho iniziato un dottorato proprio qui, un dottorato in geodesia e geomatica, e giornalmente mi occupo di elaborare segnale GNSS, quindi che ci viene inviato sia dai satelliti GPS americani, sia Galileo, quindi europei, GLONASS, diciamo, per quanto riguarda la Russia. Quindi giornalmente mi occupo di elaborare questo segnale per diverse applicazioni. Nel particolare noi all'interno di quest'area è stato sviluppato un software che si chiamava da sé per stimare in tempo reale la forma d'onda dei terremoti tramite questo segnale che ci viene inviato da satelliti. E insomma, mi ha iniziato a districarmi tra questi argomenti e proprio quest'anno ho applicato alla Google Summer of Code, dove tra gli argomenti di interesse c'era quello della decodifica del segnale Galileo, nell'interpretazione di tutto il messaggio che ci viene inviato dai satelliti, fino poi alla stima di posizioni del ricevitore sulla superficie terrestre. Quindi ho presentato il mio progetto, che consisteva proprio nello spiegare passo passo come portare avanti il progetto proposto dalla Google, e insomma è stato accettato. Progetto, cioè questo lavoro è legato anche a una collaborazione internazionale. Esatto, perché il software sul quale sto lavorando non è mio, diciamo, non l'ho inventato io, ma è un software del Centro Tecnologico di Telecomunicazioni della Catalogna. Quindi loro hanno iniziato a sviluppare questo software che attualmente è completamente operativo per i satelliti GPS. Invece adesso lo stanno ampliando anche insieme a me relativamente ai satelliti Galileo, essendo questo, diciamo, il momento più adeguato, perché da ottobre, dallo scorso ottobre, abbiamo in orbita quattro satelliti Galileo ed è il primo momento in cui è possibile ottenere delle Risultati. posizioni, dei risultati, perché servono proprio almeno quattro satelliti per stimare la posizione del ricevitore. Quindi è un momento topico, sia Esatto. perché appunto ci sono in orbita quattro satelliti, sia perché c'è questo risultato tangibile che è la possibilità di lavorare. Esatto, e poi proprio un tema caldo, proprio perché, diciamo,
questi satelliti verranno lanciati in orbita tanti altri satelliti, perché la costellazione sì. Galileo non è completamente operativa. Si dovrebbe arrivare a una trentina di satelliti, quindi è proprio un tema su cui l'Europa sta investendo molto in questi certo. anni. Esattamente di che cosa parliamo quando parliamo di geomatica? Allora, di geomatica, in realtà con la geomatica noi abbiamo a che fare, potrei dire forse in modo leggermente inconsapevole o naturale, quasi tutti i giorni allo stato attuale della tecnologia. Quando noi utilizziamo il nostro navigatore satellitare sull'automobile piuttosto che nell'orologio, o apriamo Google Earth o altri simili sistemi per trovare un luogo di nostro interesse o decidere dove andare in vacanza, in realtà stiamo utilizzando degli strumenti che fanno certamente ricorso a delle tecnologie di ICT, Information Communication Technology, ma che da un punto di vista metodologico sono strumenti geomatici. Quindi noi potremmo definire la geomatica come l'insieme di discipline che si occupa di acquisire, gestire, archiviare, elaborare e diffondere, ed è in questa ultima fase che ovviamente gli strumenti dell'ICT hanno un ruolo importante, diffondere informazioni geografiche, cioè informazioni che hanno come loro connotazione principale quella di essere posizionate sul territorio. Quando noi consultiamo un atlante, stiamo essenzialmente consultando un'informazione di tipo geomatico, e questo era quello che facevamo fino a pochi anni fa. Oggi apriamo con il nostro laptop e possiamo fare lo stesso in maniera molto più rapida, appunto, utilizzando sistemi quali quelli a cui mi riferivo. E questa è la geomatica. Tradizionalmente nella geomatica concorrono diverse discipline che forse hanno dei nomi leggermente più tradizionali, come la cartografia, mi spingerei fino alla geografia, ecco, la geografia nel senso di geografia non solo fisica, ma anche geografia economica, il fatto di sapere che in un certo luogo risiede certa quantità di popolazione, piuttosto che la popolazione sia articolata in diverse fasce d'età, è un'informazione che normalmente adesso si maneggia con quelli che si chiamano sistemi informativi territoriali, sì, che sono pienamente calati all'interno della geomatica. Sì, io nasco come ingegnere per l'ambiente e il territorio, e dicevo che in Italia non c'è un percorso che porta a formare gli studenti sin dall'inizio relativamente alla geomatica, cosa che diciamo non succede all'estero, in quanto ci sono proprio delle facoltà che formano gli studenti relativamente a questi temi. Quindi sì, io nasco come ingegnere per l'ambiente e il territorio, però all'interno di questo corso ci sono proprio delle materie come la topografia, il positioning e i sistemi informativi territoriali, per cui ho scelto poi questo argomento come tesi di laurea, e dopodiché ho continuato con il dottorato. Sì, è uno dei progetti, è un progetto un po' particolare, che è quello sullo studio dei terremoti. Fondamentalmente io sono entrata qui dentro appunto facendo la tesi, ed era già stato sviluppato un software che si chiama Badasè, che consente di elaborare dati GNSS in maniera innovativa, un approccio decisamente innovativo rispetto alle strategie classiche. E tra le varie applicazioni c'è proprio quella della stima della forma d'onda di un terremoto in tempo reale. Quindi quando io sono entrata qui dentro ho iniziato a fare, durante la mia tesi, i miei primi esperimenti per testare l'accuratezza del software. E in particolare noi avevamo messo un GPS,
un ricevitore GNSS, ormai possiamo dire, al di sopra di un'asta posta su un giradischi. Quindi questo giradischi, appunto girando, ricostruiva una traiettoria circolare e io dovevo capire con quale precisione il software andava a ricostruire questa traiettoria. E già lì abbiamo raggiunto i primi risultati soddisfacenti. Dopodiché, essendo un argomento molto forte, nel senso che il software ha ottenuto un brevetto, è stato riconosciuto dal DLR, che è l'Agenzia Spaziale Tedesca, dopodiché ho continuato quindi il mio dottorato sempre su questo tema e quindi ci stiamo proprio specializzando su questo argomento, sullo sviluppo di questo software, ampliandolo e ottimizzandolo. E quindi è un po' il core business del lavoro di gruppo. Esatto, sì, c'è tanto lavoro di gruppo dietro questo software, sì. Il software ha delle ricadute importanti. Sì, come già accennato Mara, diciamo, questo software è un software che è stato sviluppato interamente qua dentro, oserei dire a partire dall'acronimo, sì, che per sé ha un significato abbastanza importante, nel senso che noi volevamo andare sostanzialmente a risolvere un problema che era stato posto alla fine del 2007 in un ambito internazionale, diciamo sulla scorta del terremoto purtroppo tragico che c'era stato tre anni prima alle Andamane, cioè normalmente chiamato terremoto di Sumatra, era emersa in ambito internazionale da un lato la necessità di mettere in atto delle tecnologie che potessero allertare in maniera sufficientemente rapida il manifestarsi di un potenziale tsunami, e poi è stato effettivamente costruito principalmente per grazie alla tecnologia statunitense il sistema di protezione nell'ambito dell'Oceano Pacifico. Però da un altro punto di vista, vedere se il GPS, che ormai è una tecnologia molto matura, anche 6 anni fa, potesse dare una mano dal punto di vista della ricostruzione in tempo reale delle forme d'onda, grazie alle quali potesse essere stimato per inversione sismica lo stile cinematico del terremoto, anche in condizioni un po' particolari. Condizioni particolari vuol dire in occasione ovviamente di terremoti forti, sì, sottomarini, rispetto alle quali le stazioni sismiche, ovviamente normalmente funzionanti, potessero andare in saturazione. In saturazione vuol dire che la banda viene completamente occupata dal segnale e quindi non sono in grado in realtà di ricostruire il segnale pienamente, quindi di fornire un'informazione completa. Il GPS ha la caratteristica di non andare in saturazione, quindi fin tanto che il ricevitore riesce a ricevere il segnale può essere ricostruito. E fu appunto lanciato alla fine del 2007 questa sorta di messaggio, diciamo, / sfida internazionale, di andare a ricostruire con una precisione di ordine centimetrico entro 3 minuti dal terremoto l'andamento che aveva avuto lo spostamento durante il fenomeno sismico. Quindi niente, ci è venuta questa idea, era sostanzialmente diversa dall'approccio che veniva seguito normalmente dalla comunità internazionale, di non focalizzarci sulla ricostruzione di posizioni rispetto alle quali poi andare a fare differenze e ottenere spostamenti, ma di ricostruire direttamente gli spostamenti, e facendolo con un solo ricevitore. E questo, diciamo, poi portato all'acronimo va da sé, cioè basta uno solo per fare tutto quello che ci serve, e allo sviluppo del software. Come ha detto Mara, diciamo, il software è stato sviluppato essenzialmente grazie al gruppo di ricerca inizialmente costituito dall'ingegner Mazzoni,
dall'ingegner Colosimo, e poi fortunatamente siamo riusciti a, diciamo, catturare altre due adette, che sono appunto Mara e l'ingegner Benedetti, e grazie alla loro collaborazione il software è cresciuto, è stato testato e si spera che possa essere utilizzato appunto per questa, potrei dire, facile ricaduta in ambito di prevenzione degli effetti purtroppo anche tragici che può avere questo risvolto, per così dire, sociale del software. Certo.